Il Teatro Regio vola a Wiesbaden per mettere in scena Elisir d'amore di Donizetti al celebre Maifestspiele. Poco prima di partire abbiamo intercettato il giovanissimo direttore Andrea Battistoni. Siamo all'aeroporto di Kassel, stiamo partendo per Wiesbaden. Andrea Battistoni, 27 anni, un'età in cui spesso si cerca ancora di capire cosa si vuol fare, lui lo sa bene. Ha scritto un libro, Non è una musica per vecchi. In due parole, perché non è una musica per vecchi quella che suoniamo noi? Non è musica per vecchi perché molto semplicemente è senza tempo. La profondità dei grandi capolavori della musica lirica, della musica sinfonica, sono forse stati scritti molti secoli fa, ma non sono invecchiati di un giorno. Perché? Perché parlano di emozioni che sono universali, che rappresentano l'uomo e che lo rappresentano attraverso la storia, attraverso i secoli. E le emozioni non cambiano mai e noi siamo molto fortunati a poter lavorare con le emozioni e sulle emozioni. Grazie, buon viaggio e in bocca al lupo. Ciao, arrivederci. Ciao. Eccoci in volo, c'è anche il mitico dottor Dulcamara, ossia Paolo Bordogna, che ci terrà compagnia in questi giorni con il suo humor e con il suo Elisir. L'hai portato? L'hai imbarcato? Imbarcato, è tutto qui. Fantastico, grazie. Ciao. Ciao, buon viaggio. Siamo davanti all'ingresso artisti dello Staatstheater di Wiesbaden e adesso andiamo a curiosare cosa succede in palcoscenico, dove stanno montando le scene di Elisir d'amore. Ovviamente ferve l'attività e per qualche divinità del palcoscenico, persone che parlano lingue diverse, si capiscono perfettamente e riescono a incastrare tutte le scene al posto giusto. Eccoci sul palcoscenico davanti alla sala vuota, lo trovo sempre un gran privilegio. Domani prova d'assieme con orchestra e coro del Teatro Regio e i protagonisti dell'Elisir d'amore. A presto, Paola Giunti, Teatro Regio, Wiesbaden.